Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua con un nuovo video in aeroporto perché siamo in partenza, stiamo tornando a casa. Noi abbiamo appena fatto il check-in perché abbiamo il volo alle 9:30 per andare a Milano. Vi ricordate come è successo un bel po' di anni fa quando ero piccolina, avrò avuto 3 o 4 anni più o meno? Siamo di nuovo in overbooking. Immaginabile ad agosto, eh? Però Adi è in overbooking, il biglietto di Adi è in overbooking, quindi adesso dobbiamo capire se fanno partire noi e fanno partire Adi più tardi stasera, se ci fanno partire tutti quanti stasera, se non ci fanno partire, non lo so, perché sarei più tranquilla se viaggiassimo tutti e quattro insieme, che non dovermi fare il viaggio da sola con Edo e Lorenzo e aspettare Adi a Milano fino a stasera alle 9, quindi anche perché abbiamo la macchina al parcheggio a Milano che dobbiamo farci venire a recuperare dalla navetta del parcheggio per poi andare a Torino, altre 2 ore di viaggio, quindi sarà un viaggio bello interessante. Aiuto, vediamo come andrà a finire oggi. Siamo riusciti ad entrare tutti quanti, stiamo per imbarcare, ce l'abbiamo fatta miracolosamente. Qualcuno non si è presentato e ce l'abbiamo fatta. Siamo gli ultimi ad imbarcare, ma ce l'abbiamo fatta. Di circa un'ora e 20 minuti insieme adesso dell'equipaggio. Sono su Comfort a bordo di questo aeromobile, nel caso abbiate bisogno di ulteriore assistenza non esitate a contattare un membro dell'equipaggio. Vi vediamo un piacevole volo.
passes and manage your trip from one and in one. Thank you for flying with us today, and we look forward to welcoming. Abbiamo fatto, rieccoci, aiuto, ci siamo svegliati alle 6 del mattino e abbiamo già vissuto in una montagna russa, c'è già successo di tutto, ma ce l'abbiamo fatta, dopo un taxi, un aereo quasi non preso, una navetta per arrivare al parcheggio, finalmente siamo nella nostra macchina e adesso siamo... Infatti adesso ci fermiamo in un autogrill, perché in tutto questo non abbiamo neanche fatto una colazione decente, già ora di pranzo praticamente, abbiamo mangiato un barattolino di Pringles diviso in tre nell'aereo, giusto per mangiare qualcosina, perché dopo che ci hanno detto che era overbooking non siamo riusciti neanche a fare colazione, avevamo tutti lo stomaco chiuso, io ho preso un caffè ma non siamo riusciti neanche a mangiare, e però alla fine l'importante è che siamo riusciti a salire e ce l'abbiamo fatta e niente, adesso casa dolce casa arriviamo. Rieccoci a casa dolce casa, sono passati un po' di giorni, siamo tutti tornati a lavoro purtroppo. Sto preparando una cenetta proprio veloce perché, cioè veloce no, più che altro light. Lì sto facendo il pollo, lo sto facendo proprio semplice con un filo d'olio, perché in queste vacanze, cioè, quando andiamo a Minorca diciamo che mi do la pazza gioia, ma questa volta ancora di più, perché pioveva sempre, quindi cosa facevamo? Mangiavamo tutto il giorno. Comunque qua sto facendo un po' di sugo per la pasta, semplice. E ieri qua stiamo facendo una partitina a una cosa troppo carina, a un giochino che si chiama 5 secondi. Adesso vi faccio vedere. Non so se le regole che abbiamo deciso noi siano proprio quelle ufficiali, però è molto divertente. Allora, prendiamo una carta, dobbiamo dare una risposta. Aspetta, lì c'è la clessidra. Dobbiamo dare una risposta in 5 secondi, appunto. Ui, oddio, mi sono volato tutto fuori. Dai, tocca a me? Sì. Prima, 3, 2, 1, via. Dimmi tre ragioni per nascondersi. Nascondino, i ladri, il vento. Hai perso, mamma. Ai, va bene, ho perso, niente punto. Vai, tocca a te. Il vento. Dimmi tre cose che non puoi con... Mamma! E vai, il tempo! Non è neanche... Vai, va bene, edo prima la legge e poi facciamo partire il tempo. Dimmi tre cose che non puoi comprare al supermercato. Vai! La moto, la macchina, un aereo! Va bene, ok, accettiamo. Tocca a me di nuovo? No, io! Toccava a me? No, vai io! Va bene, vai. Dimmi tre giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì. Vabbè, molto facili le tue. Giovedì, venerdì. Dai, tocca a me. Ma perché mi cadono tutte queste carte? D'aiutami. Facciamo così. No. Allora, vai, ordinato. Così? Vai, sì, vabbè. Tocca a me? Sì.
Dimmi tre soprannomi per qualcuno che ti piace. Amore, amorino, topino. Cosa? A chi ho detto topino? Sì. A te. Tu sei il mio topino. Allora tu sei la mia volpina. Per ragioni per mangiare una torta. Fammi compleanno. Vai, tocca a me. 3, 2, 1. Dimmi tre cose nere. Gatto nero, la macchina di mamma e il telecomando, la televisione, perché il gatto nero non è una cosa. Tre tipi di pasta. Spaghetti, fusilli e farfalla. 3, 2, 1, via. Dimmi tre animali con i denti. Leone, tigre, cane. Non l'abbiamo messo, pardon. Fai un'altra. Ultima, che adesso la pasta è pronta, vai. Dimmi tre cose che non ti piacciono dall'autunno. Ah, dell'autunno. Quest'anno l'avevamo già. No. Aiuto, questo è difficilissimo. Però non ne conosco uno. Vai. È Simba. No, abbiamo interrotto il gioco qua perché... tra l'altro devo andare a fare un po' di scorte di tovaglie. Perché le mie si sono rovinate tutte. Vabbè, erano anche un po' vecchiotte, poverine. Però, Lori, cosa stai mangiando? La pasta con cosa? Teoricamente doveva essere solo pasta in bianco, in seconda parte. Poi lui però ha visto le zucchine e quindi abbiamo fatto pasta e zucchine grigliate. Cosa? Ti stai arrabbiando che non riesci a prendere la zucchina? Sì. Buon appetito, eh? Cosa? Vuoi ancora zucchine? Io concludo qua questo vlog. Tra l'altro avete visto, fa un caldo, noi abbiamo beccato solo brutto tempo a Minorca. Solo brutto tempo, pioggia, c'è stata l'alluvione, fatto disastri. Mi ho interrotta parlando e comunque, infatti Lorenzino ha già finito di mangiare, è già sceso. Comunque, solo per dire che abbiamo beccato bruttissimo tempo a Minorca, a Torino, il caldo tremendo, infatti vedete mi sono appena lavato i capelli, sono già praticamente asciutti. E a Minorca abbiamo patito, vabbè non importa, ci rifaremo i prossimi anni. E ormai siamo tornati alla routine, siamo tornati a lavorare, i bimbi inizieranno l'11 settembre a scuola ed inizierà la terza elementare, oh mio, adesso dovremo iniziare a fare tutto lo shopping scolastico. E Lorenzino inizierà la seconda, il secondo anno della materna, della scuola, dell'infanzia, insomma. Mamma mia, come vola il tempo. E niente, infatti saranno giorni ben intensi questi prima dell'inizio. Oggi Lorenzino è scatenato, ha sonno e più ha sonno più non riesce a dormire. Scatenato qua, avanti e indietro, tutta la tarda. Scatenato. Niente, concludo qua questo vlog, spero che vi abbia fatto piacere. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere potete seguire anche su Instagram, sono annagloria91. Se questo video ti è piaciuto mettimi un mi piace e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Questo bimbo ha sonno. Un bacione a tutti, al prossimo video. Ciao ciao!